cantante ed artista Alessia Di Francesco passa dal palcoscenico all'organizzazione, ha infatti allestito la tenuta di Pianis Got Talent. Come è nata l'idea di questo talent? L'idea di questo talent nasce da una grande voglia ormai da anni di poter dar possibilità ai giovani del territorio e non di potersi cimentare sulle discipline del canto, della recitazione, della moda, delle arti varie. E come è articolato? Allora, questo talent è articolato in semifinale e il 2 settembre ci sarà la finalissima. Logicamente noi cerchiamo di dare anche un contributo sociale dove attraverso l'arte possiamo combattere le violenze, il bullismo, quindi questo talent nasce anche con un'idea sociale. Senti, sappiamo la tua passione e predisposizione per il canto, sono soltanto cantanti o ci sono artisti di altro genere? È aperto ad artisti come cantanti, ballerini, performer, moda, quindi ci sono davvero tantissimi artisti di tutte le età anche. È un gioco, però sappiamo che è organizzato seriamente, c'è un patrocinio e ci sono anche dei premi. Assolutamente sì, avremo dei grandi premi in denaro e poi ci saranno dei premi speciali come il premio Mia Martini, come il premio di Sogni e Danza, quindi daremo anche delle borse di studio ai talenti che si esibiranno e poi abbiamo un premio specialissimo, i Forward Studios. Un artista avrà la possibilità di registrare un brano ai Forward Studios dove hanno girato i Maneskin. Alla scoperta di nuovi talenti, quindi appuntamento alla finalissima del 2 settembre da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbin.